Possiamo chiamarle pietre, cristalli, minerali. Fatto sta che queste meraviglie della natura contengono una grande energia. In questo video approfondiremo le pietre dal punto di vista energetico e l'energia è il fulcro di questo canale. Sin dai tempi della preistoria l'essere umano è sempre stato affascinato dalla bellezza, dal mistero e dall'energia delle pietre. Esse si possono trovare nelle profondità della terra o in superficie. Grazie alle energie delle pietre possiamo cambiare noi stessi e le nostre vite. Il potere delle pietre è antico quanto l'uomo, se non di più. Difatti, alcune pietre richiedono migliaia di anni per essere formate e addirittura una grandissima energia, forza e calore. Le pietre inoltre sono doni della terra, sono manifestazioni della forza dell'universo. Esse perciò vanno trattate con rispetto. Difatti, nel prossimo video vi mostrerò come purificarle. In poche parole, le pietre sono delle batterie magiche. Esse possono portare dentro la nostra vita, grazie alla loro energia, nuove amicizie. Possono aumentare il nostro coraggio, la nostra concentrazione. Possono portare l'amore, la serenità, la pace e la stabilità. L'energia delle pietre si divide in due categorie. Le pietre dall'energia proiettiva e le pietre dall'energia recettiva. Le pietre dall'energia proiettiva sono un tipo di pietre che hanno un'energia attiva, nel senso che combattono uno stato, ad esempio debellano le malattie, danno coraggio, sconfiggono il male e donano movimento. Esse si mettono in contatto con la mente cosciente. Sono associate a Marte, Mercurio, Urano, al Sole e sono connesse con acqua e aria. Le pietre ricettive, invece, come ad esempio l'ametista, sono un tipo di pietre calmanti, lenitive, spirituali, promuovono saggezza, miticismo, comprensione e creano la pace. Inoltre favoriscono la comunicazione tra mente e inconscio, permettono la consapevolezza psichica. Queste energie attraggono amore, denaro, amicizia e guarigione. Esse donano stabilità. Queste pietre si possono trovare facilmente in commercio, ma si possono trovare anche in natura. E con un occhio più attento, di certo potremo trovare qualcosa di meraviglioso. A volte anche un piccolo esemplare può essere costoso, anche se però non è necessario circondarsi di pietre preziose pagate tantissimo. Difatti si possono anche semplicemente raccogliere delle pietre comuni che ci emanano un'energia particolare. Questo le renderà speciali e solo nostre.